grotte a disegnare sopra i muri. Il profeta con la barba salirà sulla montagna. Il regalo avrà una mappa per scappare sulla luna. Finiranno i tempi accesi degli onori ad ogni costo, degli allori sbandierati o sfregi in faccia agli indifesi. E i mercanti, come giusto, affogheranno in un pantano di acqua truffa ed oro fuso dalla loro stessa mano. E così sì, disse l'uomo alla finestra, guardando il cielo prima della tempesta. Non c'è storia, non mi provocare, disse il mare prima della tempesta. Cercheranno i miliardari di sfuggire al campo santo, ma uno scherzo del destino li accomuna ai mendicanti. Cominciamo ad insegnare la gentilezza nelle scuole, che non è dote da educando e ma virtù da cavaliere. E così sia, disse l'uomo alla sua festa, mangiate tutto prima della tempesta. Non c'è tempo, non mi provocare, disse il mare prima della tempesta. Ciao, sono Nicola Piunti e frequento la classe seconda A della scuola media Mario Curzi di San Benedetto del Tronto. Qui, dove vivo io. Questo che vedete alle mie spalle è il mio angolo, dove tra lezioni, video lezioni, studio e un po' di svago ho passato la maggior parte della mia quarantena. Nessuno di noi, infatti, poteva immaginare l'arrivo improvviso di questa tempesta. Infatti, prima di essa molte cose ci sembravano scontate, ma tutto si è bloccato. Ma e devo essere sincero, non realizzo bene quello che è successo. La cosa certa è che la natura ci ha voluto dare una bella lezione. Ma si sa che ogni tempesta, se ha un prima, ha anche un dopo. Mentre parlo è il 2 giugno e tutto sembra tornare piano piano alla normalità. Dopo questa esperienza non voglio più niente per scontato, ma voglio essere un ottimista. Sta andando tutto bene, per ora. Ciao!